Bene, buongiorno o buonasera a seconda dell'ora in cui ascoltate la nostra chiacchierata. Eccoci qui per Economia in Quark sul sito della stampa. Io sono Alessandro De Nicola e con me ci sono Giampaolo Galli che vi saluta Buonasera. e Carlo Cottarelli che vi saluta anche lui. Salute, salute. Allora, questa settimana abbiamo degli argomenti che riguardano, come si suol dire, la vita reale, finita la grande attenzione all'elezione del Presidente della Repubblica, abbiamo argomenti che riguardano la vita reale. E tra gli aspetti dell'economia più importanti per la vita reale, sicuramente c'è l'occupazione, sicuramente ci sono i dati che sono appena usciti dell'Istat sull'aumento degli occupati, o lo spostamento, se vogliamo, tra autonomi e dipendenti a tempo determinato. C'è il ministro Orlando che 100 ne pensa e fortunatamente una ne fa, perché sennò sarebbe un disastro. Quindi ne chiediamo conto a Giampaolo Galli. Sì, dunque, questi dati sull'occupazione sono stati commentati in maniera molto diversa da diversi giornali, diversi commentatori. Diciamo che, come dire, i dati dell'occupazione in Italia, se confrontati con quelli degli altri paesi, sono sempre molto negativi. Abbiamo un tasso di disoccupazione più alto, un tasso di occupazione soprattutto femminile infinitamente più basso, fra i più bassi di tutti i paesi avanzati. Abbiamo quindi tanti problemi e tuttavia il bicchiere in questo momento, se confrontato, diciamo, con come erano le cose un anno fa o 2 anni fa, il bicchiere è più mezzo pieno che mezzo vuoto. E quindi, secondo me, gli allarmi che sono stati lanciati non sono molto giustificati. Nel corso di quest'anno, malgrado tutte le difficoltà, eccetera, le imprese hanno aumentato l'occupazione di 540.000 unità e il tasso di occupazione, che vuol dire il numero di occupati sul totale della popolazione fra 15 e 64 anni, totale della popolazione, non forza di lavoro, proprio popolazione fisica, per così dire, è tornato al massimo storico. Ante Covid e comunque massimo storico per l'Italia da che si ricordi, il 59%. C'è un fatto naturalmente che è la demografia avversa, per cui in parte questo risultato è stato facilitato dal fatto che ci sono circa 300.000 persone in meno rispetto a un anno fa e quasi 500.000 persone in meno non occupati o disoccupati in cerca di lavoro, proprio persone fisiche in quella fascia di età, cioè c'è più gente che esce, molta più gente che esce, va oltre i 64 anni, e che gente che entra nella fascia, diciamo, dai 15 anni in su. Quindi la demografia c'è, conta, e qualcuno dice abbiamo lo stesso tasso di occupazione ante Covid, quindi il 59% l'ho detto, ma meno occupati, sì, ma perché c'è meno popolazione. C'è un allarme giovani? Insomma, la disoccupazione giovanile è scesa parecchio rispetto ai picchi del Covid, siamo al 26%. E si è quasi dimezzata rispetto a quando si lanciavano gli allarmi, perché circa era 50%, quasi il 50% nel 2000, dopo la crisi dei debiti sovrani. Il dato vero, secondo me, a cui guardare, è un dato che l'Istat pubblica e che quasi nessuno commenta, non è il tasso di disoccupazione dei giovani, ma è i disoccupati giovani rispetto al totale dei giovani 15-24 anni, questo è il dato che produce l'Istat, che è il 6,5%, un dato che si dovrebbe abbassare, ma che sembra un po' meno allarmante del dato, perché
il tasso di disoccupazione è molto più alto, perché la maggioranza degli studenti, grazie al cielo, è occupato in attività di studio. Quindi concludo dicendo che a me non sembra molto ragionevole mettere un vincolo del 30% per i giovani. Diversa la questione per l'occupazione femminile, ma per i giovani a me sembra poco utile, sia perché le imprese comunque preferiscono assumere giovani purché siano minimamente preparati, e sia anche perché se per caso questo vincolo invece ha degli effetti reali, finisce per aggravare la situazione delle persone che hanno un'età un pochettino più avanzata e che probabilmente, diciamo, per i quali perdere il lavoro è molto più problematico che non trovarlo per un giovane, perché hanno la responsabilità di una famiglia, eccetera. E quindi tant'è che alla fine i governi finiscono sempre per allungare, estendere gli ammortizzatori sociali per le persone un pochettino più avanti di età e poi anche per i giovani. Quindi abbiamo un mercato del lavoro che non funziona, abbiamo tanti problemi, la risposta è sì, c'è un miglioramento in atto, la risposta è ancora sì. Concluderei qui. Benissimo. Adè, poi un'altra questione della vita reale è la scuola. Abbiamo rivisto dopo un po' di tempo delle manifestazioni di studenti, che naturalmente vengono gonfiate alla stragrande dai giornali. Comunque, insomma, una delle richieste, non è l'unica richiesta, ma una delle richieste degli studenti è di non fare la seconda prova della maturità scritta, ma fare la mitica tesina. Ora, questi 2 anni di sofferenza in DAD, provocato anche severe ripercussioni dal punto di vista della salute psicologica degli studenti, questo sì che è una cosa grave su cui pensare, riflettere molto, su come fare anche, e con tutto quello che in qualche modo questi 2 anni hanno comportato, con tutti gli investimenti di cui ci sarebbe bisogno, una maggiore professionalità del corpo insegnante, tutto quello di cui si parla quando si affronta il problema della scuola, questa richiesta di abolire la seconda prova scritta per la maturità, così è stata giudicata da alcuni un po' bislacca. Sentiamo cosa ne pensa Carlo Cottarelli. È ovvio che non ne penso molto bene di questa richiesta. Cosa è successo negli ultimi 2 anni? L'esame di maturità si è fatto si è fatto l'orale, e da quest'anno invece si reintroducono due prove scritte. È chiaro che l'esame l'anno scorso ha avuto qualcosa di anomalo nei risultati. Ovviamente la situazione in generale è anomala, ma nei risultati è stato anomalo, nel senso che c'è stato un miglioramento molto netto nei voti, un aumento del 7% nei voti espressi in centesimi, l'aumento in termini di quanti hanno preso la lode, cioè 100 e lode, è stato ancora più forte. Questo aumento dei voti al tempo stesso è stato accompagnato da un peggioramento nelle valutazioni INVALSI, che sono più oggettive, che sono basate su test che sono uguali di anno in anno, e che fa pensare che l'anno scorso i risultati sono stati migliori in termini di voti perché l'esame era più facile. Allora la domanda è: ma conviene avere un esame più facile? E gli studenti, una parte degli studenti, quelli che sono scesi in piazza, hanno detto di sì, fondamentalmente. Che non vogliono la prova scritta, non vogliono le prove scritte. Io sono rimasto in particolare colpito da questa richiesta della tesina scritta a casa e così via. Allora, a chi giova questa cosa? Chiediamo a chi giova avere una scuola facile? Giova ovviamente a chi non deve dimostrare niente nella vita, da chi viene da una famiglia
benestante, in cui ci sono tanti libri, che riceve un'educazione a casa invece che riceverla a scuola, oppure che non ha bisogno di avere un'educazione perché tanto figlio di papà c'ha un futuro comunque riservato. Facendo con una scuola, avendo una scuola facile, si svantaggia quelli che, avendo le abilità, la capacità, avendo la volontà di fare meglio, possono dimostrarlo. E eliminare, avere una scuola facile per tutti, il 18 politico di cui si parlava tanti, tanti anni fa, non fa altro che far funzionare male l'ascensore sociale, che già non funziona bene in Italia. Chi nasce povero resta povero, chi è ricco resta ricco, perché non si valutano le capacità. Allora, questo rigetto del principio del merito e della valutazione non fa altro che cristallizzare lo status quo. E è questo che gli studenti dovrebbero capire. E gli studenti dovrebbero piuttosto chiedere di avere una scuola che ha le risorse sufficienti, con scuole che non sono fatiscenti, istituti che non sono fatiscenti, attrezzati bene, con insegnanti preparati e che a loro volta vengono valutati sulla base dei risultati che ottengono e che vengono formati adeguatamente e che vengono remunerati adeguatamente. Ma vedere gli studenti che vanno in piazza a chiedere, non tutti, quelli che ci sono andati, a chiedere di avere un esame più facile, perché questa è la sostanza, a me questo dispiace. E mi ricordo moltissimo quello che succedeva quando io avevo quell'età e c'era chi voleva all'università il 18 politico e invece alla scuola, al liceo, tante cose. Ve ne racconto una, tanto per l'insegnante di storia e filosofia era stata convinta dagli studenti che fare le interrogazioni era una cosa del passato, non serviva niente. Quello che siamo riusciti a ottenere come studenti, io ovviamente non ero parte della richiesta, ma la richiesta è stata fatta, è quella che ogni studente si facesse interrogare a una data decisa dallo studente sull'argomento deciso dallo studente. Siamo diventati tutti bravissimi in storia e filosofia, tutti bravissimi. Abbiamo imparato più storia e filosofia? Ovviamente no, però avevamo dei voti bellissimi. Chiudo qua. Bene, e siccome la nostra vita in parte si svolge sui social, Carlo ha fatto un Twitter in cui appunto manifestava la sua perplessità su questa richiesta di abolizione della maturità. Uno l'ho fatto anch'io, tutti e due i Twitter sembra, i due tweet, tutti e due i tweet sembra sono piaciuti. Una bella testa ha commentato sia sul mio che sul suo, non so se lui l'ha visto, ok boomer, tipico ragionamento da boomer, il nostro sarebbe. E io gli ho risposto con una citazione di Montanelli che adoro, chi è vischero lo è fin da giovane e l'estensore del tweet lo ha dimostrato in pieno. Bene, con questa citazione di Indro Montanelli, che solo noi boomer ci ricordiamo chi sia. Vi salutiamo e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Grazie. Grazie.